Pronto? Ciao, pronto? Ciao Carlo Alberto. Ciao. Ciao, come va? Tutto bene, adesso siamo riposati, pronti per partire di nuovo, domani alle 6 si riparte. Dove siete? Allora, adesso siamo a Bishkek, la capitale del Kirghizistan, e siamo arrivati dal capo base South Ilmicek, che è il capo base in comune a Kantengri e Alpobela. Abbiamo avuto momenti difficili, momenti di brutto tempo, tutto comunque tutto molto, il ritmo è stato molto, tutto sempre molto serrato, e da montagna a montagna i trasferimenti, perché prima eravamo al PTN che si trova nel Pamir, che è un'altra catena montuosa. Poi abbiamo fatto il pigliere in 13 giorni, siamo subito partiti per venire al campo base del Pobeda del Cantegri, che si trova sul ghiacciaio South Ilmicek. Abbiamo scalato il Cantegri prima, che era montagna un pochino più facile rispetto al Pobeda, e poi abbiamo provato a scalare il Pobeda, che è molto difficile, molto lungo, è considerato, qui dicono i russi, con un po' di orgoglio, dicono che il Pobeda è molto più difficile dell'Everest. E abbiamo provato, siamo arrivati un pelo dalla cima e poi ci è mancato il giorno della cima, faceva molto brutto, ci hanno prospettato 5 giorni di brutto tempo, siamo dovuti scendere a rotta di collo per poter più o meno salvare, portare a casa la pelle. E volevo presentarvi il mio nuovo compagno di avventura, che si chiama Alexei, soprannominato Losha. Siamo diventati molto amici, molto affiatati, abbiamo scalato 3 montagne insieme, ce ne mancano ancora 2, domani partiamo per le ultime 2. Da Losha. Losha, saluta. Ciao. Ciao Losha. He's from Karelia region in Russia. And he's pretty fun. He's strong. Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti all'agenzia qui a Bishkek proprio il giorno in cui siamo partiti per andare al TPN. Lui aveva anche lui lo stesso progetto, sapeva di noi, noi non sapevamo di lui, e quindi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto prima il TPN, diciamo lui con un altro compagno, io più o meno da solo, e poi invece il Cantegri e il Pobeda l'abbiamo fatto insieme e adesso faremo tutto insieme. Un mese e mezzo, abbiamo fatto 20 giorni di viaggio, più o meno 25 giorni da finale Ligure, da dove siamo partiti fino a Bishkek. Sono stati un viaggio molto bello attraverso vari stati, tra cui l'Ucraina, la Russia, il Kazakistan soprattutto, dove abbiamo fatto 2500 km di steppa, strada dritta nel deserto, cammelli ogni tanto, e asini e cavalli e capre. Siamo poi arrivati a Bishkek e da qui ci siamo trasferiti sulle montagne. Le montagne, la prima è stata Tiglien, molto bello, molto, diciamo che tra le 3 che abbiamo scalato è la più facile, abbiamo scelto quella anche all'inizio per usarla come acclimatamento. Una delle emozioni che ricordo particolarmente è stata quella di sciare la parete nord, quindi siamo saliti dalla via normale, diciamo, fino alla cima, poi io mi sono buttato con gli sci nella parete nord e l'ho sciata fino in fondo, in mezzo a questi seracchi enormi. Non è difficilissima tecnicamente, ma è stata molto emozionante. E comunque faticoso, perché siamo 7.000 metri, da non acclimatato, da poco acclimatato, l'abbiamo fatto in 13 giorni in totale. E poi da lì, subito veloci, ritmo serrato, senza perdere tempo, in 3 giorni volavamo sul campo base del Pobeda del Cantegri, sul ghiacciaio South Ilmicek. E qui è stato un bel colpo, perché qui sono atterrato, le montagne molto severe, si scaricavano dappertutto, visto che appena arrivato sceso si è staccata una valanga dal Cantegri che ha preso tutta la via normale. E ho detto, cavolo, no. bel posto qua. Arrivo al campo base del South Ilmicek, è stato un bel colpo psicologico, perché un po' perché eri contento di aver fatto il TPN, dovevi ritrovare le motivazioni, un po' perché questa gente è molto dura, un po' perché queste montagne molto dure, e dici, guardi un po' bene e dici, porca miseria, che montagna, non lo scalerò mai. Poi pian piano continui a guardarlo, e fai amicizia anche col Pobeda e col Cantegri. Poi abbiamo scalato il Cantegri molto velocemente, anche quello, e abbiamo completato la nostra acclimatazione, abbiamo fatto un campo supplementare a 6.400 metri per poter essere ben acclimatati per il Pobeda.
e l'abbiamo fatto bene. La giornata era bellissima, abbiamo delle foto della cima molto belle e poi siamo concentrati sul Pobeda. Il Pobeda abbiamo avuto solo una possibilità per il tempo, perché per il tempo che ci serviva potevamo scalare solo una volta e siamo riusciti ad arrivare solo fino a un giorno dalla vetta. Il giorno dopo sveglia alle 3, guardiamo fuori, white out, visibilità zerata, tempesta, e quindi siamo dovuti scendere. Peccato. E adesso perché? Perché dobbiamo prendere l'elicottero per andare sul ghiacciaio Moschina e fare le ultime due montagne. Dobbiamo scegliere o concentrarci sul Pobeda, quindi perdere la coincidenza con l'elicottero. Hanno solo un viaggio in agosto, che è l'11 agosto, per andare sul ghiacciaio al campo base. Per cui o fare concentrarci sul Pobeda e perdere la coincidenza col volo in elicottero che ci avrebbe portato lì, oppure continuare il nostro viaggio. Abbiamo preferito continuare, vedere posti nuovi, cercare di scalare le ultime due montagne, e il Pobeda sicuramente la prossima estate è ancora lì e io sarò ancora lì. E poi come saranno i prossimi giorni, cioè le prossime montagne, le prossime salite? Adesso ci aspetta il Comune in sfida. Abbiamo 15 giorni in totale per fare tutte e due le montagne, sono un po' pochi, ma praticamente l'11 noi vogliamo con l'elicottero sul ghiacciaio Moschina, e l'11 stesso vogliamo già partire per il campo 1 del Comune in sfida, che è una montagna, sono più facili del Pobeda, comunque è una montagna molto lunga, sì. Per cui ci vogliono 4-5 giorni per scalarla, e partiamo subito con quella. Siamo acclimatati, in forma, siamo rifocillati, siamo rigenerati sia psicologicamente che fisicamente, perché comunque dopo il Pobeda io dal canto mio ho perso molti muscoli, sono dimagrito molto e anche ero molto stanco di testa. Adesso invece abbiamo fatto 3 giorni di vacanza al lago Isipul, che è un lago, sì, molto famoso, e poi mangiato molta frutta, carne, eccetera eccetera. Adesso siamo di nuovo carichi e partiamo subito in stile alpino e via. Io porterò gli sci, purtroppo l'osce non ha gli sci, l'osce dal ski, faremo un mix, sci con le pelli in salita io davanti, perché saremo legati, perché sì, certo, è molto pericoloso per i crepacci, e poi in discesa vedremo come fare. Sicuramente la tentazione di scendere, almeno il Comune in sfida, è molto sciabile, tutto molto bianco e molto sciabile, e sarà divertente scendere con gli sci se c'è bel tempo. Mentre il Corgenescaia è molto più roccioso e tecnico, sebbene più corto, sono due caratteristiche diverse. Perfetto. Ci presteranno 3 giorni per scalare il Corgenescaia probabilmente. Cosa che mi piacerebbe dire, che non si capisce bene quando siamo ai campi base, che pur non avendo la connessione internet eccetera eccetera o satellitare, e dalle telefonate che mi arrivano, gli sms e gli amici che mi parlano, sento proprio il loro calore e aiuta molto, quindi gente, chiamate e comunicate con me anche solo mandando un sms, perché psicologicamente è bello sentire il calore degli amici che ti sostengono per queste spedizioni importanti. Anche bene, hai fatto bene, così adesso stasera pubblichiamo il video e troveremo che arriveranno un po' di sms. Sì. Posso anche solo un'ultima cosa, ringraziare gli sponsor ci stanno sostenendo in questa spedizione, che sono Ferrino prima di tutto e Avalco Travel, Aeran for Party Cure, Mountain Blog chiaramente, che mi segue, Bricarazzo Gomme e Vegetal Progress. E anche CEDE, sicuramente CEDE, anche con gli occhiali e le maschere. Date sulla pagina Facebook Snow Leopard Ski Project e cliccate like. Abbiamo bisogno di seguire i follower. Ottimo. Ciao Cala. C'è anche Alberto qua, lui facciamo anche lui. Ciao Alberto, ciao. Ok.